Bosco. Numero? 95. Perché 95? Perché è l'anno in cui sono nato. Posizione? Alla destra. Cosa ti ha portato a diventare un giocatore di hockey? Beh, da piccolo mio papà mi portava a vedere questo splendido sport e mi sono io subito innamorato e tutto. Ti ricordi qual è stata la prima partita che tu hai visto? Non mi ricordo, ma mi ricordo un giocatore che era Eric Lecomte ed era molto bravo e da poi ho preso la sua passione. E a che età hai iniziato a giocare a hockey? Avevo 4 anni. A che età la tua prima partita di hockey? Avevo 17 anni e l'ho giocata contro il Giulico. I tatuaggi? Sì, 3. Che cosa sono? Lo scoprirete presto. Che cosa saresti se non fossi un giocatore di hockey? Per fortuna non ci ho ancora pensato perché sarei un po' pigro e dunque ho poca voglia di fare altre cose per adesso. Dunque speriamo che continui a giocare a hockey. C'è un giocatore con cui ti sarebbe piaciuto giocare almeno una partita? Beh, sì, sarebbe Alexander Ovechkin, che però gioca nei Celtics, io fino adesso sono ancora in Italia. Hai dei riti portafortuna? Fai qualcosa prima della partita? No, cerco di rilassarmi il più possibile e concentrarmi al meglio alla partita. Chi è in spogliatoio, secondo te, il giocatore che vi sprona di più? Beh, secondo me è ancora adesso Michele Strazzabosco, che per lui ha fatto molta carriera e guardare, lui ci dà molti consigli e dunque... Chi è quello divertente? Beh, ce ne sono molti, ad esempio dei Borelli, San Bentivoglio e molti altri, insomma. Qual è il più bel ricordo che hai con la maglia dell'Asiago? Ce ne sono un paio, ma per il campionato vinto con l'Under 20, ma anche il primo gol segnato contro il Valpellice poco fa. Una canzone dei Guardiani che ti piace particolarmente, che vuoi cantarci? Sì, mi piace molto quella che fa ho visto Diego Iori, mamma, innamorato. Hai un messaggio per i tifosi dell'Asiago? Sì, di continuare a seguirci tutte le partite il più possibile, di continuare a cantare a cui non si può e cercheremo di ricambiare tutto, insomma. Ciao, grazie Marco.